sera alle 19 c'è la Santa Messa in suffragio di tutte le persone che negli anni passati hanno dato una mano, contribuito a realizzare le feste di Casandrino attraverso gli anni. Questo vuol dire che cosa? Non soltanto coloro che si occupano in prima linea del carro, dei buoi, dell'allestimento del carro, della Madonna, eccetera, ma tutti coloro che hanno contribuito anche come le offerte e anche come dare anche le piccole cose. E allora domani alle 19 c'è la Santa Messa in suffragio di tutte le persone che hanno dato una mano in questi anni, nei secoli passati, perciò vi aspetto numerosi. Passaggio. Dopo la messa, funzione della messa, ci sarà dei bambini che come ogni anno regaleranno una rosa alla Madonna sul carro, sono 10-11 bambini. Poi dopo ci sarà un'altra cosa carina, solo del silenzio, fuori ordinanza, e poi ci appresteremo a portare la statua, quella che si trova al Pizzo di Rumo, che è stata restaurata, e noi dopo la Santa Messa, dopo dato le rose e il canto del silenzio, noi facciamo una semplice, con la Madonna presente qui, quella restaurata, piccolina, semplice, andiamo fino in fondo, la buttiamo e lì la benediciamo e poi ritorniamo. E alle 9:15 ci sarà il momento di preghiera che facciamo tutti i venerdì, perdonatemi, i venerdì della festa, un rosario bello con tutti i giovani. Va bene, per quanto riguarda la statua, giustamente Don Antonio diceva di non toccarla, ma solo per un motivo, c'è ancora il Covid, solo per questo. Le statue, noi lo sappiamo che devono essere consumate, però adesso non è ancora il momento. Noi la guardiamo negli occhi, ci fermiamo qualche secondo e gli diamo il nostro cuore e gli mandiamo anche così con la mano, come ha detto Don Antonio, un bacetto, solo per motivi di sicurezza e nient'altro. Poi ci saranno giorni che ci abbracceremo ai piedi della Madonna. Va bene? Per quanto riguarda la venerazione, mi raccomando, muoviamoci con calma, ecco, dando la precedenza, perché ci sono molti anziani, disabili, persone ammalate, quindi diamo a loro la precedenza e le vicinanze della Madonna, magari chi è più giovanotto e più forza aspetta un pochino. Va bene, quindi anche se in senso d'ordine cerchiamo di far defluire prima gli ammalati, gli anziani, le persone più in difficoltà e poi i forzuti gli avanti. Preghiamo. Saziati dal cibo, umilmente ti preghiamo, saziati dal cibo del cielo, umilmente ti preghiamo, Padre, fa che professiamo nelle parole e testimoniamo nella vita il tuo figlio nato dalla Vergine Madre, che abbiamo ricevuto nel sacramento, e il tuo regno nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo. Viva Maria!
Madre di Casandrino. Grazie.